weekend nero per le formazioni bergamasche di B2 nel girone C, il Don Colleoni incappa in un'inaspettata sconfitta sul campo del CUS Milano per 3-1. Il Trescorre arrivava da 6 vittorie consecutive che l'avevano portata a scalare la classifica e non si pensava che una formazione in lotta per la salvezza potesse costituire un serio ostacolo. Dopo la conquista del primo set sul 19-25, la partita si capovolge e le milanesi dominano, mandando in blackout le avversarie che cedono nettamente sul 25-15, 25-17, 25-22. Ma nonostante la sconfitta, la prima dall'arrivo della nuova allenatrice Patrizia Amadori, che ha ereditato la panchina dall'ex Mazzatinti da metà dicembre, le ragazze restano salde in terza posizione in classifica da 4 giornate. Una sfida in vetta, quella che attenderà il Don Colleoni nella prossima giornata, la terza di ritorno. Ospiteranno infatti la capolista Desio, dominatrice indiscussa della graduatoria del girone a 40 punti. Sconfitta anche per la Gruppa Mabrembate, la settima di fila, superata in casa per 3-1 dalla Seveso. Una brutta caduta perché le brianzole erano dirette concorrenti alla salvezza e con questa vittoria guadagnano 3 punti importanti per staccare il Brembate, ora in penultima posizione a forte rischio a retrocessione. Le padrone di casa, prive della palleggiatrice titolare, hanno giocato bene i primi due parziali, conquistando il secondo sul 25-19, ma nel terzo le bergamasche si spengono sul 17-25 e nel quarto non trovano più la forza di reagire, regalando un 16-25. L'opportunità di riscatto potrebbe essere nel prossimo turno, in uno scontro ai piani bassi della classifica. Il Brembate infatti farà visita al fanalino di coda Legnano.